Benvenuti su Cazzeggiamo sui videogiochi, oggi per voi Alpha Giange Gamer Guys. Benvenuti nell'episodio 12/13, ora non mi ricordo. Mi scuso in anticipo se sentirete la mia voce un po' chiusa, ragazzi, ma sono un po' raffreddato. Da quando, come viene l'inverno, tanto mi raffreddo. Siamo qui per sfidare in casa allo Stadio Arechi il Lanciano, quindi noi ci vediamo in partita. E benvenuti allo Stadio Arechi, sfida tra Salernitana e Lanciano. Una sfida tra secondo posto e dodicesimo, metà classifica, quindi... Miglior difesa da parte del Salerno, solo 10 rate subite. Quindi si nota la strategia difensiva di Mr. Giange. Dobbiamo tenere sott'occhio. Oggi lui, che dovrebbe essere Rossi, vuole far figura di merda. Vabbè ragazzi, noi iniziamo la partita. E dai, non laggare. Perdiamo palla, coppa di via del lag. Ma Vastola, attenzione. Sta entrando in aria ed è rete. E a rete, ragazzi, di Vastola, purtroppo per via di un momento di lag, forse ho risolto. Segna e lancia una passata a vantaggio, al 20esimo con la Vastola. Guardiamo la rete, esce anche Stanek. Ero distratto, e Stanek si può infilare, ma andiamo così, c'è tutta una partita avanti. Andiamo da disturbo, palla Gabbianetta. Ah, che sbaglia il passaggio, ma c'è Pestrin a controllare. Pestrin all'Edison. Ledson ancora, Pestrin, metticelo! Ma ci arriva una grandissima parata da parte di Aridità. Piccolo, Vastola che c'è un errore, dai. Donnarumma. Donnarumma preferisce passare a Sciadone che sta entrando in aria. La tira! Cosa ha sbagliato Ledson? Cosa ha sbagliato? Oh mio Dio! Ma no! È peggio l'errore che ha fatto... Come si chiama? Correa contro l'Inter. Peggio! Dai, Ledson, fatti perdonare. Ledson, sta entrando in aria. Un po' distante. È fallo, arbitro, voglio fallo. No, dai, arbitro, non ci fai perdere tempo. Ecco il direttore di gara che vuole far arretrare la barriera. Che in effetti ha guadagnato qualche tempo. Palla a Pestrin. Pestrin a Donnarumma che doveva fare. Tira ancora Donnarumma. Ma c'è la parata di Aridità. E questo primo tempo finisce inaspettatamente 1-0 la rete Lanciano. Per un po' di lag che è successo all'inizio partita, che c'è stato all'inizio partita. E poi l'errore sotto porta incredibile di parte di Ryan Bledson. Dai, stiamo attaccando. Pestrin. Donnarumma che è fuori l'area. Cerca qualcuno, ma nessuno si fa vedere. Ancora Donnarumma. Love to cheek. Mettila la parata di Aridità. E poi Gabbianetta, perché fa sti controlli? Ma non voglio andare sulla palla, dai. Immeritato. Sciadone loft to cheek. Passa Gabbianetta. Gabbianetta cerca uno spazio per entrare, ma è tutto lì dietro il Lanciano. Ora Musonda, tiro! Parata di Aridità. Un tiro inaspettato da parte di Charlie Musonda, che la passa a Gabbianetta. Gabbianetta non la perdere. Passa a Sciadone. Tiro. Love to cheek. Ancora una volta. 10 minuti alla fine. Dai, tutti in avanti. Eusepi supera uno. Dai, Eusepi. Fa tutto lui. Eusepi. Love to cheek. Per quanto, è incredulo, Giange, per quante occasioni sprecate in questa partita. Invece no, il portiere ci fa questo gol a spazzare. Pestrin, love to cheek a Musonda, entrato in aria. Musonda, la tira, cacchio. Via sta palla in avanti, dai, ancora palla in avanti. Schiavi, per Rossi, dai. Ragazzi, finisce così la partita. Poco tempo a disposizione. Ma la recuperiamo ora, non la recuperiamo più. E Lanciano vince, incredibilmente. Partita meritata per colpa del lag. Abbiamo perso. Le occasioni sprecate. Bruttissima partita. Dobbiamo imparare dagli errori. C'era l'offerta di allenare il Perù, ma rifiutiamo. Siamo super richiesti per quanto riguarda la nazionale. E noi ci veniamo. Cioè, avviciniamo alla fine di questo calciomercato dove si dovrebbe chiudere senza un'offerta. C'era l'offerta per Ryan Ledson di 1 milione da parte del Borussia.
milione per Ryan Ledson? Ma sai che ti dico? Facciamo i pazzi. Dammi 9 milioni. No, tanto. È inutile che facciamo, rifiutiamo, rifiuta. Però siamo contenti che ci è arrivata questa richiesta dalla parte del Borussia. Siamo contenti. Però si può dire così che si è chiuso il mercato con l'acquisto di Loftus-Cheek e due ragazzi che vanno in prestito. Cirelli Immobile che ci ha chiuso il mercato. Noi siamo sempre secondi a 2 punti dalla terza e dalla quarta. E la quinta si sta allontanando, 12 punti. Noi andiamo a fare il nostro consueto allenamento. Ecco qua, simuliamo tutto. Andrà male, me lo sento. CBCCAF, va bene. Caleta Carr sale a 66, non mi posso lamentare. Solo Stanek che ha fatto una brutta prestazione, ma va bene così. Andiamo avanti. Entriamo nel mese di febbraio. Musonda ci chiede di giocare Charlie Musonda, ma era previsto. Andiamo a fare quindi la formazione. Ed ecco la formazione titolare che andrà a sfidare il Bari, una sfida molto difficile. Ragazzi, noi ci vediamo in partita. Ed eccoci qui allo stadio San Nicola, sfida tra Bari e Salerno. Il Salerno deve riprendersi dopo l'inaspettata sconfitta contro il Lanciano. Giangi chiede subito alla sua squadra di alzarsi con 3 punti. Lo fa mettendo tutta la formazione titolare. Ora Ledson. Ledson a Tiam. Tiam a Giammiesso. Giammiesso ci prova da fuori aria. Sembrava gol. Ci aveva dato. Cosa? No, si infortuna Caleta Carr. Brutta teglia per il nostro giovane Caleta Carr. Ma come si è fatto male? Non lo so. Andiamo a vedere. Saltando. Va male. Per terra, ma per terra male. Attenzione, Nguyen ha fatto un errore. Crossa, arriva Stanek di tuffo. Ora vai, ripartenza con Charlie Musonda, che mi ha chiesto di giocare. Ti do l'occasione. La passa bene per Jamieson, che fa passare le sue caratteristiche. Jamieson. Tira! Ancora vicino al gol. Sfiora per l'ennesima volta il palo. Jamieson, andiamo a vedere. Non poteva arrivarci il portiere, per quanto ci ha dato l'illusione del gol, ancora una volta. Jamieson che apre per Gabbianetta. Dai, palla che gli arriva. Va a vuoto il difensore. Rada. O è Tonucci, no, è Tonucci. Gabbianetta. Sta facendo tutto il centrocampo. Per Charlie. Tira! Che parata di Guarna. Si tira subito e gira. Ma Guarna dice di no. Sciadore. Crossa. Per la testa di Onguene. Ma ci arriva ancora Guarna. Il portiere non c'è! Ma salva! Sulla riga Valiani, non ci credo, non ci credo. Per Gabbianetta, dai che sei più veloce di Tonucci, dai! Dai, lasciatelo alle spalle Tonucci, dai! No, finisce il primo tempo, 0-0. Salernitana sfortunatissima. Giami, Ledson. Ledson a Musonda, Musonda subito a Gabbianetta. Gabbianetta. Metto lo fallo, ma la palla ancora nostra. Ledson. Ah. Gabbianetta facci sognare. Gabbianetta facci sognare. L'ha messa dentro! Denilson! Gabbianetta! Al 73esimo! Non so cosa ho detto, ma segniamo! La felicità ci fa sbagliare. Ma dalla posizione, da lì non sbaglia il nostro Denilson Gabbianetta. Non ci potrà mai arrivare. Guarda! E finalmente segniamo! La punizione, Tenesso, Gabbianetta, numero 10. Guardatelo, guardatelo. Guardate dove l'ha messa. Dove l'ha messa? Applausi per lui. Via sta palla. Via sta palla. Tiam. Vai, Jamie. Vai, facci sognare. Tienila lì, tienila lì, tienila lì. Lo supera. Jamie. Jamie. Prova il tiro e dalla rete di Giammi all'ultimo minuto segna anche lui e mette il Salerno su 2 gol. Non mette il Salerno su 2 gol, non esiste, ma fa il secondo gol del Salerno. Mette il Salerno in una posizione molto più semplice ora, di tranquillità. Il Salerno raddoppia il risultato e possiamo definire così la partita conclusa, anche col triplice Flisco.
dell'arbitro allo stadio San Nicola, Bari 0, Salerno 2. Ci arrivano 4 email. Allora, vabbè, questo non ci interessa. Poi ho notato che nonostante Jeremy Junior Nguyen sia molto promettente, lo utilizza molto di lato. Ok ragazzi, quindi sfrutterò molto più di più Nguyen, anche perché sei infortunato con la Itacar. Infatti 8 settimane, 2 mesi circa di stop per Caleta Car. E Musonda ci ringrazia per averlo fatto giocare. Di niente, Musonda, di niente. Ok, io selezionare di tutti i giocatori e la sessione da fare. Ok, ho selezionato i giocatori da farli allenare con un nuovo allenamento. Simuliamo tutto. Andiamo a vedere come va. B, D, B, C, D. Va bene. Vanno vicino allo sviluppo. Ledson e Calabria. Sono contento. Noi restiamo secondi a 2 punti dalla Spezia e 4 punti dal Crotone. Ok, giochiamo in casa contro il Livorno e andrei a fare la formazione che andrà a sfidare il Livorno in questa ultima partita di quest'ultimo episodio. No, di quest'ultimo episodio, in questo 13° episodio. E questa sarà la formazione titolare che andrà a sfidare in casa allo Stadio Arechi, il Livorno. Quindi guys, noi ci vediamo in partita. E benvenuti allo Stadio Arechi, sfida tra Salernitana e Livorno. Il Salernitana si prende dopo la sconfitta della Giano con i 3 punti conquistati a San Nicola e vuole conquistare i 3 punti anche in casa. Inizia la partita. Shaudone a Eusepi, Eusepi a Musonda. Musonda ne supera uno, ne supera due, tira ed è rete di Charlie Musonda. Va a far festa con i suoi tifosi Charlie Musonda, abbatte anche la bandierina. Spende gol da parte di Charlie Musonda. Andiamo a vedere. Supera uno, come a sfidare l'altro, lo supera con velocità, la mette nel secondo palo dove Pinzoglio non ci può arrivare. Due di recupero, palla al Salerno. Rossi, Rossi a Eusebio che preferisce passare a Shadone. Shadone a Nguyen, a Loftus Cheek. Loftus Cheek a Calabria, ottima azione che sta creando Calabria. Cerca qualcuno, lo trova in Musonda. Musonda tira dall'aria, arriva Pinzoglio che salva, ma scatenato Musonda che vede il portiere fuori tra i pali, tira e Pinzoglio ci arriva difficilmente su questo pallone. Supera il suo avversario, passa a Musonda. Musonda che sbaglia il passaggio, ma lo sbaglia anche il controllo. Musonda, Musonda a Tiam. Tiam vuole entrare in area, ci riesce. Tiam la mette in mezzo e arriva la rete di Demilson Gabbianetta. 2-0 della Salernitana e Demilson Gabbianetta. Ma come l'ha messa in mezzo Tiam? Guardate, supera il suo difensore, entra in area tutto solo, la mette lì. E Demilson Gabbianetta dalle retrovie mette la punta e segna il suo 7° gol in Serie B. Demilson Gabbianetta. Che bello avere un uomo così in squadra. Quindi al 64esimo, Salerno 2, Livorno 0. Subito per Pasquato, dobbiamo chiuderlo, dobbiamo chiuderlo, dobbiamo chiuderlo. Tira! E Stanek, che parata signori, che parata. Santo Stanek, sempre lui a porta. Cic, Loftus Cheek a Ledson, che è più fresco. Dai Ledson, mostraci le tue caratteristiche. Che passa Eusebi. Eusebi per Gabbianetta, che tira ed è rete, 3-0, Demilson Gabbianetta va a festeggiare sotto la sua curva. Demilson Gabbianetta, si abbracciano Demilson e Loftus Cheek per il 3-0 della Salernitana in casa contro il Livorno. Guardate, Eusebi contro il suo pallone, si gira, la passa perfettamente a Gabbianetta, che tira senza pensarci un secondo. E in sac per la seconda volta, personale, Pinzoglio. Controllano questo pallone. Controllare il Pestrin. E finisce così 3-0 della Salernitana nei confronti di un Livorno in bambola dell'attacco della Salernitana, con il splendido gol di Musonda e la doppietta di Demilson Gabbianetta. Fa festa in casa il Salerno perché sono 3 punti importantissimi. Anche applaude anche Stanek, il portiere. Siamo a quota 49, a 8 punti dal Cagliari e da 3 punti, 5, 6, 7, 8, no, da 4 punti dalla Spezia. Siamo lì fermi al secondo posto. Intanto ci arrivano 2 mail. Offerta per arrivare il Venezuela. E Trevisan si lamenta perché non gioca. Ma faremo giocare tutti. Trevisan, faremo giocare tutti. Adesso andiamo all'allenamento. Ricarichiamo la precedente sessione e simuliamo tutto. Vediamo se qualcuno si sviluppa in questa puntata.
Sì, ben 3 addirittura. Starek che arriva a 69, Calabria a 63, Ledson a 65. Va molto vicino allo sviluppo. Ha un Guené contentissimo. Starek che sta crescendo come un pazzo. Milinkovic mi ringrazia di averlo fatto giocare, ma invece non è vero. E ci arrivano queste email perché ho cercato qualche giocatore per la stagione prossima. E c'è la conferenza stampa contro il Crotone, che è il quarto in classifica. E voglio un Salerno motivatissimo, super superlativo di motivato. E io concludo questo episodio facendo la formazione. E questa è la formazione titolare che andrà a sfidare il Crotone, con l'unica differenza che ho voluto provare Alan Emperau come terzino sinistro, tra l'altro è una anche delle sue caratteristiche per il Crotone. Vabbè ragazzi, io penso per questa partita sia tutto, noi ci vediamo al 14esimo episodio, ciao ciao!